Una sagra. Let me take controller. DualShock 3. Ah, già lì meglio, Sono cosa? Sony of PlayStation. Sto facendo pubblicità alla PlayStation. Vabbè, tanto siamo su Twitch, si può fare. PlayStation. 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 C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, M, B, 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 Y, and Z. Now I know my ABC, 26 letters from A to Z. Posso chiederti il perché? Perché mi è venuto in mente. Perché? Non lo so. Io la mia notifica non la riceverò mai. Grazie a più di Twitch che non funzioni. Cazzo. Ok, io sono in e sono anche on, quindi insomma. Avessi detto non volete. Hai detto 5 aspetto. Carlcio. Ah, okay. Carlcio. In inglese come si è scritto? Niente, aspetta. Carlcio. Car bol. Car ker. Da soccer. Car ker. Non lo so. Che cazzo io stai non dicendo? Non lo so. Se tu lo stadio, no? Parlo che ti dico, quando scegli di giocare con la palla normale, c'è scritto car. Poi trattino il ciò calcio car però con la macchina, no? Carlcio. E mi chiedo in inglese come lo chiamano sul Rocket, come è tradotto, non lo so, devo controllare. The Bell, secondo me è Carball o qualcosa del genere, cazzo ne so. Non mi ricordo, cazzo, non si sente più. No, io sto busy. Ah, puoi invitare quando vuoi, eh. O Carlcio, ok. Io arrivo. Ti sfido. Che se mi dica che possiamo startare una doppia. Vai, 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 sì. Esatto. Oddio, no. Nel senso, sto arrivando, sto proprio avviando. Quindi, mettete la normale, mettete la free. Beh, se stai arrivando è inutile che starto. Guarda, vedi, avviandolo che ti ringrazio. Insomma, è inutile che... ad codesto punto. Sei mistake. E quindi sei mistake. Pure io ce l'ho. Bellissimo. Cazzo. Ok, sono già dentro. I invited you. Salve Voltex, yes. Buonasera. Oh, buonasera. Ciao. Carissimo. Buonasera. Siamo in live notturna. Giusto per non lasciare da solo il popolo di Twitch. Allora io vi avviso che ho cambiato un tasto. Ovvero? Oh cazzo, il controller. Quindi. E niente, visto che ieri mi ha messo il pallino Voltex. Ho tolto la rotazione a sinistra dall'L1 e ho messo la rotazione e basta. Quindi per mo' praticamente su L1 c'ho il quadrato. Oh. Quindi posso ruotare a sinistra e a destra adesso. Okay. Però diciamo che
fa un po' di difficoltà col tornado spin, quindi al kick off è diverso. Ma secondo me è soggettivo, cioè non è che ti devi condizionare. No, no, oh, ma è giusto, perché io non, lo usavo a metà praticamente la rotazione. Oh, mamma che lag. Ma perché va così bene? Perché cambiano, escono i giocatori ogni volta. Ah, giusto. Non devo mettere subito le buffe, però. Oh, posso potrei utilizzare quadrato e cerchio per mettere la rotazione aerea. Molto bene. Mi stavo mettendo in mente a destra. Oh, ecco. Ora si sentirà ogni respiro. Dico, sto cazzo di microfono. Ci sono due bot comunque, non vorrei, insomma. Secondo me è molto scomodo. Non so, tipo parlare e avere il microfono che ti fa, ti finisce tipo nei capelli, non so, se no si sente un po' strano. Boh. Vai grande. Give me the life of your life. Sei molto bello. Questa esperienza, ecco. Vai nel free training e fai tanti air roll, dice, per imparare. Sì. Ho visto il video. Madonna. Ho visto il video di Lauridis che spiegava l'allenamento del volo avanzato e tutti gli allenamenti che ti puoi fare per imparare a rollare. Ma come? Devi fare così varie strane. Guarda, mantenere. Ma non l'hai preso? Guarda, stavo andando. Ma sì, ma due all'ora. Vabbè. È tranquillo che entrava, ma non c'è problema. Non so se entrava, c'erano altri giocatori che potevano entrare. No, non entrava, Robè, non c'era nessuno, tranquillo, erano tutti sbalzati a fare. E va bene, c'era pure il NOS, va bene. Allora, oggi va così, Roberto, ok. Ma no, sono tutte io, bro. No. Amici. Adesso... Però non più fuori lei. Però io metto le cuffie, non sento mai. Che due? Oh. Di andare. Yeah, cosa? Spera. Che bolla. Mamma mia. Ma che collazzo ho fatto, scusate. Io non sto capendo, cioè. L'ha toccata lui. Ma che? Okay. È troppo strano, sta cosa. Ho fatto un altro collino. Come faccio a giocare con voi? In che senso come fai? Premi il tasto. Nel senso che ti vorresti unire o è una domanda proprio tecnica a livello di... Cazzo. Cioè per capire come si unisce, come si ci si unisce a un gruppo, diciamo. Nel mezzo. Eccola. Buona. Madonna mia, ma stanno entrando. Io non sto prendendo spin, la rotellina non va messa al lato opposto dove si fa la rotazione. Sto capendo una minchia. Io faccio così. Cosa? No, se entra... non trovi meglio. Io non uso il tornado spin, ha detto. La rotellina non va messa al lato opposto da dove si fa la rotazione. Eh no, infatti io la rotazione la faccio sinistra sul tasto sinistro. Cioè, comunque qui si trova bene. Una domanda generica. Niente, allora, se vuoi giocare... Per amore di Dio, sta partita va veramente, no? Bisogna ovviamente aggiungersi l'account, poi ti invitiamo. Però al momento credo che non giochiamo in 4. Questo è l'unico problema. Poi non so cosa faremo durante la serata. Però al momento siamo in trio. No, ma già è tardi. Sì, infatti. Io tra poco, cioè, faccio qualche altra partita così, giusto per poi. Poi si va a letto. Che stasera è critico. Hirokami sta giocando una partita online. No, sono uscito. Ah, ok, no, era giusto appunto per sapere cosa mi stessi chiedendo. Comunque, sì, praticamente bisogna semplicemente farsi la richiesta, che sia su Steam o che sia su Epic, e poi una volta fatto ti posso aggiungere al team e si gioca, cioè non è una cosa impossibile da fare. Comunque, io purtroppo le macchine non le conoscevo tutte, no? Sto quanto ho visto adesso, perché c'è nello store. Ah, grande Voltex. Te l'ho detto, è possibile, insomma, dipende. Ci sono quei giocatori lì e anche quelli che magari non meritano il rank. Merda mia. Siete? Sì.
Ecco, per esempio ho girato di merda, ho girato normale, poi l'ho preso male. Fa culo il nostro porco 2, che non c'è mai. Same mistake. Buona. Ah, vaffanculo lo stick analogico di sta minchia. Sacribio. Allora, le prime partite sono sempre un attimo. Che cazzo. Mannaggia. Emblematiche. Stavo deconcentrato da. Ce l'hai? Ce l'ho. Giudizio. Più duro che. E come faccio? Cioè, una volta che faccio il tiro e faccio il doppio X rotazione, io posso fare miracoli, cioè. No, merda. Puoi fare di più, puoi fare di come? Più. Come? In che modo? E che ne so, mica c'ho il controllo in mano. Però lo puoi fare. Eh no, dipende dal NOS, ne aveva poco. Cioè. Il tiro l'ho fatto. Ma perché sempre in mezzo alla palla del Cristiano Ronaldo? Oggi ha fatto due gol. Cazzo. Chiamala. Sì. Merda mia. Allora dai, continua. Cosa farebbe Vortex? Ho finito il NOS. Magari volterebbe per aria. Come si ho visto? Ci ho visto una freccia. Oggi va a prenderla, mi pare. Ci ho provato. Sì, la presa campo è stato fermo, cioè è stato lì vicino. Tocchettino. Vado. Prendo. No, niente. Sono uscito ancora. Ok. Ciao. Di nuovo. No, scusa, l'ho sentito dopo. Allora esci. Vabbè. Merda. Stavo sicuro la prendevate. Soprattutto all'angolino e ha cambiato traiettoria alla fine, guarda. Mamma mia, quante volte sono capitato. Che poi te ne sbalzi, cioè. Sì, perché tu ti aspetti che ti arriva addosso. Vado io. Che inculata. Anche questo tiro è inculata. Provo a levarlo. Chi vai? Perfetto, buono. Mi sa che mi ha fatto tirare. Potrebbe, in realtà si potrebbe entrare, sì. Davvero. Che dire, ma si vedeva proprio dentro. Mi ha spinto, lui mi ha fatto tirare, infatti me li scrivo grazie. Bel tiro anche. Cosa avesse tirato lui? Che parata. Ok. Ok. Lascio che. Ah. Okay. Non c'ho più quel tasto. Ok, devo cominciare H2 a abituarmi a Nagiarosti. Merda. L'ho fermata, ma l'ho buona. Visto, poi la riprendo. Aspetta. Prendi a due. Perfetto, sì, ti prego, entra. Posso. No. L'assist, cazzo. Sì. Sbagliato. Ma che la entra, no? La metto di nuovo. Vai. Ok, lascia. Merda, picciato malissimo. E baffa, niente, la faccio. Troppo alto. Ma. No! No, cazzo, no, troppo avanti stavo. Mi hanno fatto tutti la cazzata enorme perché adesso la porta è vuota. E tu credi che la porta è vuota? Ci sono io in porta. E allora siamo tutti al sicuro. Esattamente. Pensavo che si sposo tu, cioè una cosa proprio. Come faccio? Però. Non lo so, ma. Se fanno anche questo sto gioco c'è finita, direi. Sì, immagino. Esplosioni tra compagni, io e te. Sempre a fuoco. Sempre esplodendo. Pam pam pam. Proprio quando arrivi al limite, poi insomma. C'hai. Il lampo di genio. Oh, quale sarebbe il motivo quindi, Vortex? Cos'hai capito? Buona. Ti sei calmato? Forse è stato per quello magari.
O perché sei proprio stato vicino a disinstallare il gioco, probabilmente. Rage quit cattivo. Esatto, sì. Come ha fatto il nostro compagno più e più volte, quasi. È andato molto vicino al rage quit. Che non sono io. No. No, all'uninstall quit. Esatto. Ma quando ha detto ciao, così. È rage quit del gioco, intendevo dire, non della partita. La partita è successa diverse volte. Ecco, diavolo. Ma sì, bisogna prenderla con filosofia, altrimenti è peggio. Cazzo. Tipo, ecco, adesso in clonk ho sbagliato, la prendiamo con filosofia. Porco te! No? Capito, non è che... Dia. Ok, preso. No. Niente. Ho detto mia, ho detto dia. Perché avevo paura che si fosse capito qualcosa. Ecco! Va culo. Eccolo. Dovete fare così. Concentrandomi sulle partite facciamo bene. Ah, beh sì. Con musica del team in basso. Eh sì, ma effettivamente è anche una condizione anche psicologica, no? Psicologica è piuttosto mentale. Quindi se trovi il modo di rilassarti con della musica, in questo caso, perché no, cioè va benissimo secondo me, dipende da te, no? Se trovi che ti rilassa, continua a farlo e magari insomma diventa un boost. Dipende che musica ti metti. Sì, è vero, perché comunque dica no, ma indipendentemente dal genere ti può calmare, ti può gasare al punto giusto. E magari non stai con la testa... Cioè, devi stare concentrato, ovviamente. Però concentrato in giusto. Non deve essere l'ansia a prevalere. Perché se inizia a prevalere l'ansia, sbagli tutto. Secondo me tipo il metal ti deconcentra, perché ti senti così gasato. Il metal potrebbe deconcentrarti, ma anche per un fattore a livello proprio musicale. Perché potrebbe deconcentrarti. Metti a cantare metti della Sine Wave. In realtà, secondo me, la cosa più giusta sarebbe proprio mettere musica dove non ci sono parole, secondo me. Vabbè, ovvio, solo strumentale. Solo strumentale. Tipo Gigi D'Alessio, capito, dove non si capisce. Gigi D'Alessio, vabbè. Gigi mi dissocio. Guarda lì che assistina che ho fatto, però. Io no, non mi dissocio. Mi associo. Quello, anche quello ci sta, perché ti fa rilassare. Canticchiare. No. Niente, non l'ho pesato. Io! Ottimo, bello anche. Tirazzo del palazzo. Ok, ha detto. Certo che ok. Ma sono quelli di prima? Hanno prontato? Allora? O erano altri? No, mi pare che quelli di prima. Mi pare che hanno messo tutti pronti. Ci sono. Buono. Sono malissimo, però. Ah, buono. In bilico. Ma dopo non entrano male questi, però. Entro male pure io. Cazzo. Mi faccio del male fisico. Ma tu? Io. Io sto in porta. Caccio e atela. La palla non vuole uscire da questa parte. Ok. Ottimo. Ho rientrato il microfono, spero che siate vivi tutti. Ok, da questo suono. Sì, ogni tanto ci provo. Cioè, cerco di usare la rotazione per bilanciarla, però a volte mi sbilancio parecchio. E non è semplicissimo, ecco.
Anche perché oh, prima non lo facevo quasi mai, quindi è una cosa che sto imparando piano piano. Aspettavo. Oh, di quel video che ti ho mandato. Inizialmente non c'era nemmeno il tasto, tra l'altro, poi. Quel video che ti ho mandato ieri. Quello lì dobbiamo fare. Esci? Allenamento di quello. Lascia. Mezz'ora al giorno. Togliami aiuto. Ostia. So. E Dio. Va bene. Devo dire dal cazzo per fare. L'ho perso, ragazzi. Visto. Andavo troppo lento. C'ero io, però mi sa che non è bastato. Buono. Yes. Quale allenamento, allora, dice il signor Voltex? Quello è della il volo avanzato, si chiama. Di Lauridis. Volo avanzato, volo avanzato slash airrob. No, per poco. Ciao a tutti, sono Lauridis. Oggi vi spiego. Sono Lauridis. Vuoi fare del roll? Prima di sapere fare del roll avanzato, devi fare il roll, quello normale. Avete confidenza con quello normale? Allora comico. Siamo messi in mezzo. E comunque non stiamo stereotipando. No! No, ci mancherebbe, i siciliani sono faticissimi. Tutto il mondo si fa. Io se non fossi nato in Puglia vorrei essere una. No, ma io ne conosco tantissimi. Essere provenienti probabilmente da qualsiasi provincia. Porco cazzo! Ciao! Da qualsiasi provincia. Stavo concentratissimo. Mi sarebbe un casino piaciuto nascere nel caso in Sicilia, se non fossi nato in Puglia. Bellissimo. Tra l'altro devo vederci andare. Come deve andarci in Sicilia, minchia. Buona Carabaggio. Pesa malissimo. Però c'è il bro. Staremo. Vai. No! Che schifo! Ma perché? Va bene. No, dai, tutti la sta. Ma che succede? Tutti la lisciano. Vabbè, no. Quando arrivi l'ultima scala. Subito viene rotto. Ma cazzo! Va bene, ma che dai, io sto qui ad aspettare. No, eccolo. Quindi dico, sono cattivo. Che schifo. Quando fai il dribbling, tieni la palla sul muso dell'auto, mai dietro. Consiglio. Sul muso? Ok, sì. Sul cofano, diciamo, dalla parte davanti. Sì. Ma a proposito di cofano, ma. Cioè, deve uscire o è già uscita? Non ho capito. Cosa? La nuova macchina, no? È uscita ed è bruttissima. Ma io non ho capito, ma può davvero tenere la palla nel cofano? No, ne. Che cazzo ne so, così l'hanno mostrato e così siete me che se te l'ho detto io pure, me l'hai chiesto, gli ho detto e tu l'avevi visto, che ne so, che l'aveva appurato. Mi andate a scorcare? Che se te l'ho detto che non è possibile. Vabbè. Quando sono stata madre? Le macchine sono approssimate a parallelepipedi. È impossibile che, no, che ci possa entrare qualcosa dentro. A meno che non carro armato dell'esercito. Ma che cazzo fa nel trailer dove la mamma mia la mantiene. Mamma mia, è salta due signori, proprio lui. Ho sentito quel rumore. E qui ci staremo anche. Si sta facendo la danza del cobra, no? Non sapevo. Cioè, o sto attento alla palla, o sto attento in Knobby, o sto attento alla palla. Questa è la danza del cobra, non puoi scappare. Vabbè. Cioè, io mi sono accorto che. Ecco. Porca, sono esploso. Mi vendico, su di te. Sì, ci sta. Mi sono accorto che da quando abbiamo visto sentito tutti gli altri audio, no? Siamo dimenticati, vai piano piano. No, come fai a dimenticarlo? Ma stai scherzando? No, nel senso, non per sempre, dico, momentaneamente. È lento. Momentaneamente? No, mai, non succederà mai. Basta, vai. Ma io mi chiedo perché non starta? Devo ma cominciare? Che cazzo, il matchmaking fatto il culo. Anche se manco Apex scherza. Beh no, Apex la trova. No, la trova subito, ma veramente. Allora può essere l'orario? Può darsi, magari sul play ne trova di meno. Ci so dire. Eh no, ma perché è crossplay adesso? Non ci credo. No, a me la trova veramente insta subito. Sarà buggato qualcosa.
Console. Mi è successo che sono ricomparso, cioè mi sono svegliato che stavo nella partita, sono rimasto solo perché i compagni miei o sono morti o sono usciti. Bene. Stavo solo fermo e dico, ma cazzo che non sono morto ancora, non lo so. HP. Vabbè, non so, cercare un altro. E quando ti arriva la palla in che senso? Che palle. Ah, ok, ho capito che intendi. Sì, chiaramente anche quello può influire, poi dipende dalla situazione. Se c'è la possibilità, cerco di allontanarla. Mi è uscito. Che devo fare? Sì, fai da fast, fai start. E poi fai. Cambia modalità partita e ricerca. Cazzo in culo, porco. Aspetta. Non mi scoppiare, non mi scoppiare, non mi scoppiare. Perché non dovrei? Perché stavo cercando di fare una cosa. Mannaggia l'oste della Snow. Mannaggia. Vabbè, non stai cercando niente comunque. Magnoni, come non sto cercando niente? Dove va? Casuale, 3v3, ricerca in corso. Adesso 3. E l'ho fatto anche prima. E ma prima si era annullato. Mannaggia di meglio cosa? Vai. Tu sei in porta. Io? Beh. Scusa, non stavo guardando. Distracted. I tiri sono uno più grande. Lo so, è vero. Mi sono reso conto. Gli 1v1 sono molto importanti. Ne ho fatte poche. Comunque mi sono anche rialzato. E quindi lo so benissimo. È molto importante. Perché sbagliare in 1v1 vuol dire prendere gol. E quindi insomma è molto importante, capisci tante cose più che altro. Come ho detto ieri, non c'è inutile, sì, essere so. Buono per la squadra, il metodo magari di gioco è diverso perché comunque devi contare solo su di te, è un positioning completamente diverso, però sì, ti impari diverse cose. Perché cazzo entrano ed escono sti nabbi di minchia? Perché vedono che siamo troppo forti, si spaventano ed escono via. No, leggono il nome Subaru e viene. Anzi, più baracca questo. Cazzo. È arrivato Cassano 17. 100. Pari. Io ci provai a lanciarmi, però insomma. Della mouse. Le Subaru SV. Siamo ai baracchi noi. Quello dove non c'è il finestrino, c'è la manetta. C'è il finestrino elettrico. Non c'è la gvz. La gvz. Attendi. Niente, mi sa che. No, per. Scusa. Mamma mia, sto cazzo. Mi devo abituare. C'ho proprio problemi. Lascia. C'è per no, l'ha preso lui. Ah. Vai. No, lascia. Miseria tardiva. Buona. Eccola. Vai, ne ho tolti due di mezzo. Buono il tiro. È stato deviato, credo. Buonissimo. Aspetta. La madonna. Cazzo è finito. Sto a seguire. Mi sono raffreddato. Buono. Non entro. Ok.
Vai, 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 vai. Porca mazzucca, no. Porca. Ma che... Mamma mia. Parata incrociata. La giusta sembrava. Ok. Io ci provo bene. Ma torni di gioco, non lo so perché non so dove dovrei controllare su Steam. Non ti so no, dire. Dentro profilo. Ah, si vede nel profilo? Va bene, dopo controlliamo. Comunque tieni conto che la maggior parte delle ore giocate, soprattutto i primi tempi, sono state ore a cazzo, cioè, nel senso veramente il gioco ho giocato sì, tanto adesso. Per i primi tempi non sapevo neanche cosa fosse il gioco all'inizio. Sì, vabbè, no, ci abbiamo dal 2016, sì, perciò ti dico a cazzo proprio iniziato a giocarlo diciamo abbastanza decentemente, ma io quest'anno ho cominciato 3 mesi fa, sì, no, 4 mesi fa forse, qualcosa in più. Perché prima giocavamo una volta al mese, per dirci, un esempio, giusto per farci due risate, perché era un gioco simpatico. Vabbè. E poi, insomma, perlomeno io, forse loro hanno traghettato poco di più rispetto a me. Ma... Beh, è stato un periodo in cui voi giocavate con Fresh, insomma, giocavate anche... giocare sempre. Sì, sì, vabbè, però dico, già avevate le basi e comunque vi sono rimaste. Minimamente studiato. Sì. Porca rotra. 750 ore. Ho lasciato l'Hockey per un totale di 5-10 mesi. Magari saresti stato un rank più alto, certo. Però se riprendi a giocare basta poco, Non è che perdi tutto quello che hai imparato. Anzi, secondo me ti bastano pochi giorni e riprendi ad essere tranquillamente in forma. In qualsiasi gioco. Non giocavamo a Rocket perché eravamo diventati giocatori pro di Rainbow Six, questa è la verità. Esatto. È proprio di una proaggine, guarda. Gioco che oggi tra l'altro ho avuto modo guardando una live di uno. Non vi operatori ci sono. No, scherzo, l'hanno skin di Ash. Tralasciando la season nuova, appunto. C'è la season nuova. Operatori nuovi, cose nuove, e non aggiornano le cose importanti. Cioè, questo qua ha fatto un buco con Maverick, no? Lo ricordate? Mm-hmm. Quello che. Ok, ha sparato. Ma proprio colpendo questo, cioè si vedeva che ha fatto vedere dopo in slow motion che i colpi andavano in testa, c'era headshot un altro po', non l'ha preso, cioè prendeva la barricata, la hitbox si era buggata e faceva vedere che prendeva il muro, cioè non può andare, cioè giustamente lui si è incazzato, è un gioco di merda, appunto. Ma l'abbiamo detto sin dal 2016 quando è uscito. Infatti non sono il primo di... Raga. Se mi state così però. Io l'ho fatto un piccolo appoggio perché ho visto che stava fermo, ho detto no, gliela tocco. Io sono andato, ho detto la prendo. E non l'ho preso. Vabbè. Il comprehension. Insomma, peccato perché. Peccato. Cioè, l'idea di Rainbow Six è fantastica. Sì, cioè, l'ho sempre detto, l'idea è bella. Eccetera. Però il funzionamento purtroppo ne risente. Parecchio. Tutto il resto che fa cagare. Cioè, è un po' come l'università di Lecce, l'idea è bella, però il funzionamento, il concetto, tutto ciò che riguarda la burocrazia, vabbè, lasciamo perdere. Quindi, mezzo quasi, ragazzi, va bene. Vai, cazzo, già se della mouse. Cosa che c'ero quasi. Vabbè, dai. Chiudiamola così. Andiamo a dormire. Oh, cazzo, ecco il telefono, davvero. Che Vai. Vado, eccoli. È mezzo! Ho finito il nostro, però è mezzo. Attenzione! Corro! Pigwampi! Vai Pigwampi, vai! Pigwampi! Vai! Ho spizzatina! Qualcuno che voli! Sì!
No! No! Mamma mia, no. Dai. Oh, la verità è l'analogico proprio a fanculo, è andato. Sono una cosa con di Rocket League. Il sistema di rank è troppo sballato. Amico mio. Non è il sistema di rank, l'MMR che si genera nei vari account che ti fotte il sistema di rank. E ripeto, purtroppo è una cosa recidiva in tutti i giochi. Con il passare del tempo è sempre peggio. Comunque, profilo, carriera, statistiche a sto punto. Partite giocate, vittoria, totale, tempo giocato, 5 giorni, 14 ore, 47 minuti. E vabbè, in termini di ore fatti il conto perché non so... 5 giorni, dunque... Vabbè, 5 per 24. 24, immagino, che conti, sì. Vabbè, comunque di sicuro molto meno di 5. Io direi meglio. Sì, dunque... Dove andare in profilo? Mi sa che devo proprio alt tabbare. Quindi, perché non è che ricordo dove si vede. Devo andare nel gioco o devo andare dove si va? Sono nel profilo giochi, credo. Giochi, Rocket League, statistiche. Ah, ok. 24, no, le ultime settimane, 331 ore in totale. Ok. Ma credo sia questo. Per forza. 24,3 nelle ultime due settimane. Secondo me è più veritiero il tempo che ti dà. 331 ore in totale, dice. Sì, secondo me è più veritiero il tempo che ti sì, dà. Però se fai un calcolo sommando i giorni, sicuramente uscirà qualcosa del genere. Ma neanche no. Cioè, se fai 24 per 5 fa una cosa come 120. Però aspetta, c'era scritto 14 ore e 47 minuti. Wow. No, vabbè, non lo so, forse questo conta la secondo season. Secondo me il tempo giocato è il tempo che tu sei stato in partita. Tutto il resto del tempo è tempo perduto. Non lo so, non lo so. A questo punto pure il tempo che tengo aperto il gioco mi sta considerando ore di gioco. Eh sì, penso di sì. Eh, vabbè, facciamo 150 ore all'incirca. Ma so. Sì, beh, abbiamo testa al toro. A meno che, ripeto, questo non conta solo quelli nuovi da quando c'è Epic di mezzo. No, non lo so, non credo. Vabbè. No. Anche perché sarebbero troppe 120 ore, credo. Io per esempio, sì, è possibile che ti contino le ore giocate, magari all'allenamento, quelle cose non le conto, non lo so. Perché secondo comunque, sì. Vabbè, ma sarebbero metà delle ore trascorse nel menu? Non credo. Troppo. Vabbè, c'è l'allenamento anche, c'è il workshop forse. Se non a meno che non... secondo me Steam conta tutto e il gioco magari conta solo le ore in partita proprio, partita sì, ufficiale. Sì, io quello sto dicendo da mezz'ora. Ok, ma non menu e allenamento. Vabbè. Non ho mai detto. Menu no. Magari Steam lo conta. Facciamo un altro Steam o sta andando? Tutto. No, Rob, vado. Mi sto scollegando. Va bene. Il cervello sì, mi sta effettivamente sono pochissime, come ti dicevo, Voltex. Pochissime, poi togli anche quelle che abbiamo detto adesso. Ma ti ripeto, togli anche quelle in cui giocavamo senza competere all'inizio del gioco, perché lo prendevamo solo per... per divertimento, davvero. Oggi comunque purtroppo ci ha preso tardi perché abbiamo avuto da fare prima e quindi abbiamo fatto così due o tre partite giusto per chiudere la serata e niente. Comunque grazie per essere passati, io rimango ovviamente su Overwatch, non so se vi interessa, però adesso switcho, anche perché preferisco sempre giocare in due o in tre perlomeno a Rocket. Da solo non mi piace molto, cioè farei poco, poi non ci andrei in doppio, in triplo con gente che non conosco, non mi piace. 15-3 livelli, base basse, medie, alte. Mm.
Ti ripeto, bisogna anche vedere cosa stiamo contando come ore, se le ore di gioco effettive o le ore di gioco contate da Steam. Ore su Rocket è basso, figurati, io so 300 secondo Steam. 1000-2000 ore di gioco a livello medio, 3000-6000 ore di gioco alto. Quindi tu praticamente che ne hai 650, sei, diciamo, medio più o meno, sei entrato nel medio in un certo senso. E no, neanche, perché sei anche basso. Cioè, da 500 in poi a 1000 più o meno inizia ad andare verso il livello medio, ecco. Ma sono curioso di vedere quanti tengo io su... Per Super Sonic Legend hanno da 4500 ore in su. Certo, certo. No, ma lo so perché ho sempre seguito anche il competitivo di Overwatch e tutti i caster dicevano che i pro player giocavano tipo 10 ore al giorno. E quindi, insomma, si arrivava anche lì sui 4000-5000 ore di gioco. Voglio dire, è più che normale. Io sul main account. Sì, Voltex, certo. Profilo, carriera, statistiche. Certo, ma abbiamo visto che sei un ottimo giocatore, che secondo me almeno il Diamond, cioè, te lo meriteresti. Vedi, per esempio, io roba tengo 8 giorni, non tanti di più. Quindi saranno un 190, 200 ore circa. Proprio su per giù. Boh. Sto girando giusto? Poi sto contando a controllare su Steam. Eh sì, Voltex, però tieni conto che c'è anche un punto, secondo me, in cui è difficile, cioè arrivi a un punto in cui è difficile autosuperarti, ecco. Quindi non è detto che possa essere sempre progressivo. Cioè, la curva di miglioramento magari a un certo punto si stabilizza, perché diventa sempre più difficile, poi dipende da te. Però certamente, se tu investi un terzo di quelle ore, è chiaro che miglioreresti ulteriormente. Ecco, io tengo su Steam, allora, guarda tu la differenza. Sul gioco mi dice, tempo di gioco 8 giorni. Quindi mi dà un circa 200 ore. Certo, potevano mettere in ore senza mettere in giorni. Vabbè. Su Steam c'ho 942 ore di gioco. 942. Vabbè. Ma sì, sicuramente, come abbiamo detto noi. Indubbiamente. Ora faccio vedere ultimamente quanto ho giocato qua. C'è scritto accanto, c'era scritto. Forse vuoi allargare, no? Allora, a me io sono andato in statistiche sui tre giochi che avevo installati. Sono solo tre. Mi diceva sopra le ore di gioco e poi accanto le ultime settimane. Tipo, no, a me mi dice ultimo avvio oggi. No, aspetta. Allora, io sono andato in mio profilo. Cioè, ho ancora degli achievement da fare. Giocati di recente, giochi. Gioca di recente Rocket League, è la stessa riga, c'è scritto 24,4 ore le ultime due settimane / 332 ore in totale. 54 ore nelle ultime due settimane, 54 ore più altre ore sul secondo account. Minchia, Eurotruck grande, c'è un mio amico che ci gioca spesso. Bellissimo, divertente, cioè bellissimo. Sì, ti passi un po' col il volante tempo. Sarebbe figo, cazzo, non c'è il volante. Col volante sarebbe un altro discorso. Io ho diventato esperto di camion, ogni volta che andavo in giro dicevo, ah, quello è uno Scania, quello è un, perché poi stavo diventato, ho tirato fuori la parte del camionista, so. Quel lato nascosto da camionista, esatto. Sono malissimo, ma in realtà non sono malissimo, mi dissocio.
Da cosa si dissocia? Da discriminare i camionisti. Va bene. Io vedo se riesco. Ragazzi, io stacco. Yes, ok. Me ne vo a fanculo. Anche stasera. Dai. Bye bye. Ciao ciao, notte. Ciao, buonanotte. Notte. Ciao, 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 bye. Ciao, 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 ciao. Allora, cerchiamo di essere concreti. Mi basterebbe vincere le due partite, ma come ben sappiamo, probabilmente sarà impossibile. Però, dai. Grazie Oltex, grazie mille. Buona serata e ci vediamo prossimamente. Ciao ciao. Io non capisco perché non mi funziona l'app di Twitch. Si bugga.
for the win. Down and I'll keep getting back up. I've got you in my sights. Enemies prepared to win. Traveling to Europe. Prepare for battle. Select your hero. Collato. Taken the lead. Higher! Find out!
Ma cazzo! At Shepherd Gear. Prepare for battle. Select your hero. Oh, man.
fai pena. Ovviamente lasciamo restare un attimo. Fa resistere a una ulti intera quello. Assurdo. Allora, anzi vediamo se c'è va bene come se avessi fatto prepare your defenses select your hero.
Hello. Hello. Together we are strong. Very kind, but I'm comfortable with who I am now. It's a good reminder. Let's keep the skies clear together. What? This is not you. We shall prove ourselves in glorious combat. Like Japan? It's fucking Havana from Cuba, dude. What the fuck? Oh, some renaissance. Alright, what's that? Ren's Aria, I guess. Widow! Monkey no jump! Finish him, he's speeding. He's dead. Maybe look, go for him. Maki. No jump again, break the red, please. I wish I saw after that. Just like that. That's Mickey. Can you raise? Nice. Move fast. No more shield. I die. That's a big nice fucking play. He's gonna shatter. My shield is low. Ryan's on the ground, but yeah. I will never surrender. Watch out, Zaya is full charge. She will go soon. We need to try together. I got them all. But they are fucking hidden by the wall. Can we touch? I'm going in. Oh, he was shut up. Kill Zaya. Fuck. Merci, Lon. Great job. Okay, maybe I beat. Mercury is left. Left. Oh, what the fuck I'm doing? Oh, this was good. I'm fighting this rain. Ah, oh, this game sucks. I'm done. Goodbye. So, Rain can die. I'm dead. I got Tracer on you. Rain can die, I think. Watch out. Yeah, shut her. Nice. Okay. Oh no! It's okay. Oh, if we can kill him actually. Maybe no one touch. Okay. Holy fuck. Nice Widow. Score 0-1.
Oh, I'm sorry, sorry. Prepare to attack. Select your hero. Yeah, it was very good, good job. Together we are strong. Ma la Guido non era lui però. Non era Koki, era Pikachu. Quindi vabbè. Vedremo. In Russia, game plays you. Hola, Nax. Ciao. Merci. Bapt. Continuiamo il tryhardone. DPS are hiding like fucking rats. Alonso. Yeah. So I have a personal. My shield is like. Okay. Okay. I'm getting a little destroyed. Oh my god, I'm picking very much. Ah! Non lo vedo! Non lo vedo! Si nasconde! Esce da su. They use immortality for no reason, so good. Wait, wait, wait. Grazie, Big Shatter. Si spera, Max, si spera. No, shield up, ciao. No. Ma questa non era la... Ma perché di più? My shield is too low. We need to kill this fucking Zarya, guys. Zarya got grabbed. Get in there. No, why? Come ha fatto a pisare? Era palesemente alzato lo scudo. Ah, we need to do something for Zarya, guys. She's doing everything. Can you switch DPS? Give me another shot. Get into position. No, 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 we need to EMP actually. Yeah, after the EMP. Problem is like, they are fucking... Oh my god. They are destroying my shield too quickly. E muori! Porca trova! Non muore! You have no heal. Yeah. I'm telling you that the problem is this fucking Zarya. Il solito smarfetto livello 25. Mamma mia, oh! This fight is not over. Yeah guys, we need to swap, please. I'm moving the payload. Stay close, stay close! Come. 48 secondi. The problem is like with the DPS that they have, I can't walk in because my shield is getting fucked up. Yeah. Why their shield is okay. Push right. That's the insane shatter, come on, come on, please. Oh,
Dai che è girato, dai che è girato. Nice. Well done. GG. GG. Mamma mia. Ma no, qua non so manco io quale abbiamo tenuto. Ancora una volta. 2486. Un match. Cioè, 14 punti bastano. Per riprendermi sto maledettissimo platino, poi come sempre. E vabbè. With every death comes with honor redemption. Triple kill. An inquire. Marked by the judge. Ma per forza, Naxos, dobbiamo uscire da questo incubo. Non è il rank che merito. E vabbè, ogni volta cosa esce? Ah, dopo il CP. Yeah, Anubi, quella che la gente non sa giocare. Forse sembrerebbero non esserci Smurf, però quella Mercy mi preoccupa tanto, ma tanto. Potrebbe essere veramente un livello basso. Perché un livello basso non va a Mercy. A meno che non un secondo account di qualcuno che sta magari in gruppo con Guido che lo sta boostando. Non lo so. Vediamo. Vediamo, vediamo che Mercy è. Speriamo di no. Spero che sia una Mercy sensata che sa come si gioca. Che non faccia resti azzardati. E insomma, tutto il resto. Cosa? Let's go. Ok, wait, the group. Allora, ho capito che devo. Cioè, ho già capito come andare a questa partita. Porco Giuda del Junkrat. Come? Come on! Dove stanno andando? Dove stanno andando? Col purple! Zen! Vabbè, c'è andato bene, ma c'è andato veramente di culo. Che sono sceso in tempo per bollare il rain. Stavo montando da sopra, sono sceso sotto. Non lo capirò mai.
They wasted your sentiments, so. No, ha fiddato tanto. Yeah. Better for us, they have to jump up more. No, un game sincero. Vabbè che c'ho Zarya, quindi. Oh no. Ogni volta mi sembrano sempre così. Così sicuri i Rain che stanno con me. E pinnano randomicamente o sprecano lo shatter. Ultimate is ready. Non sto riuscendo a chargeare questo Rain. Hanzo! Va bene. Cos'era quel pin? Che cos'era? Come on. Wait for Rain. Mers? Widow, can you switch? We have to try to go from left, I think. I am not a good loser. They're making this harder than it has to be. Ash here. I'm even stronger. Go left, go left. Bolla quest'altro. Non ce la facciamo. Non riesco a caricare, che facciamo un push sbagliato e moriamo. Ma perché? Fracca di danno incredibile di là. Non riusciamo a fare niente. Caspita, faccio. Metto push now. Touch! Ah,
they have Genji again, I definitely have more here to counter him. Che devo fare, che devo fare. Va bene, Nax, grazie mille per essere passato. Buonanotte. Buonanotte, ciao. Tanto io quando arrivo l'ultima partita, per forza. Madonna santa. Non ce la faremo mai con questi. Dobbiamo essere cancri. Grazie, grazie mille, Noxus. Con Genji, con Junkrat. Intelligente, un rinato pollo, non riesce nemmeno a farci passare. Don't go back, run back, come, 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 come. No, no, man, no. Cosa devi dimostrarmi pinnando in mezzo a tutto il team avversario? Cosa? Porca miseria. Io ti metto la bolla, resisti due secondi, ma ti distruggo. I guess it's over. Let's defend the point. Try to defend this point. You can try, but I mean, you can't kill anybody. Don't push so much. Come little bit back. Come little bit back. We can still win if you rain. Yeah, no. Maximum charge. Watch out, watch out. Okay. Don't worry. Nice try, Mercy, nice try. Ragazzi, io stacco. Buonanotte. Play of the game.